Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi terzo appuntamento di Competitive Stories. Vi porto un'altra colonna portante della community di FIFA in Italia, il buon Nicolo Inza che vedete alla mia sinistra. Prego Nico, puoi anche introdurti rapidamente, salutare. Vabbè, non sto lì a introdurmi, tanto penso che con le domande bene o male andremo ad Esatto, analizzare giusto un tutto. Dunque, saluto. beh, grazie a Ibe di avermi ospitato. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche al suo canale. No, a parte poi, vabbè, insomma, troverete anche tutti i link di Nico in descrizione. Comunque, Nico, l'introduzione rapida che faccio a tutti è per spiegarti come sarà questa chiacchierata. Ci sarà una prima parte nella quale troverai delle domande che ho pensato io e una seconda parte dove invece saranno delle domande studiate dal pubblico ad hoc Attenzione, ho paura, ho paura. per voi ospiti. Quindi saranno una sorta di decina di domande, quindi mettiti comodo e partiamo subito. Con la prima domanda che magari per me che ti conosco so che può essere meno scontata rispetto agli altri perché insomma magari te l'hanno fatta in tanti. Quando hai iniziato a giocare a FIFA? Perché insomma tu non hai iniziato su questo gioco. No, no, beh, un bel po'. Beh, ho iniziato a giocare a FIFA. Effettivamente, il mio primo FIFA in realtà è stato FIFA 2004, che giocavo su Game Boy Advance, per farti capire. Poi ho giocato a PES fino a PES 6, credo sia stato l'ultimo. Poi da FIFA 2008 e l'avvento di Ultimate Team ho fatto solo FIFA, ma ai tempi giocavo i tornei online per divertimento mentre facevo competizioni su Gears. Poi FIFA competitivo l'ho iniziato su FIFA 15, veramente. Esatto, quindi l'hai accennato tu, hai un passato un po' come Dagnolfo che giocava a COD in maniera competitiva, tu... Giocavamo giochi seri. Esatto, giochi che insomma erano... che poi presupponevano sia Gears che COD, vero? Il team, giusto? Si giocava in team anche su Gears. E quindi diciamo che hai una cultura competitiva che ti sei portato dietro da un po', sei un veterano ormai della scena in tutti i sensi. E per quanto riguarda invece, diciamo, FIFA più nello specifico, no, saprai bene, saprai anche meglio di me che ogni anno, insomma, il gioco cambia e probabilmente anche uno dei, boh, penso, pochi giochi a livello competitivo che ogni anno, insomma, ci impone di reinventarci, no? Però la Più che altro è domanda, l'unico che vai, lo fa in maniera così opposta. Sì, più così radicale più che altro, perché sì. un anno Sembra può... la stessa cosa chi non lo gioca, ma. Esatto. Ma nonostante ciò, la domanda che ti volevo fare era, per chi insomma non ti vedesse giocare più di tanto, eccetera, eccetera, quali sono i tratti peculiari del tuo gioco che in anno ti porti dietro, nonostante insomma appunto i vari cambiamenti che dobbiamo fare per adeguarci al meta? Allora, io sono arrivato a un punto che è legato un po' alla prima cosa che hai detto, che ormai dopo 10 anni, tra prima competitivo di Gears e poi competitivo di FIFA, sono arrivato a un punto dove faccio fatica ad adattarmi del tutto se non mi piace, essendo che sto sviluppando sia il lato competitivo che il lato comunicativo. Quindi questa è una premessa importante. Di conseguenza io sono uno che gioca, come sai, molto di skill, mi piace tantissimo l'idea di gioco brasiliana dei tempi di Ronaldo il Fenomeno, Ronaldinho, quindi tante finte, anche a volte magari non necessarie, cercando il gol bello. E il possesso palla sì, ma non un possesso palla finalizzato a trovare il buco in 20 minuti, ma un possesso palla finalizzato a una manovra Più interessante, verticale. divertente. Poi, ovviamente, e mi piace un pressing molto alto, un po' come io ho sempre ammirato il possesso palla, il pressing che faceva Gorilla su FIFA 15. Io, dopo aver visto lui fare quel tipo di gioco, un sacco di finte, il pressing così alto, mi ero innamorato del suo stile di gioco. E onestamente quello è il tipo di gioco che vorrei esprimere io. Ci sono anni in cui si può, anni in cui non si può. La differenza dove sta? Nella capacità di adattarsi. Io forse non ne ho così tanta quando c'è un gioco come quello di quest'anno che richiede tantissimo possesso di pallone, tantissima capacità di mantenere la calma e far difendere il gioco alla fine, La perché quasi CPU, fai sì. No, difendere più alla CPU che manualmente. ma poi, nonostante questo, una cosa che appunto è da ammirare è che te ne strafreghi. È proprio l'ultimo. T'ho visto giocare il Twitch Rivals, è sparato una bicicletta in faccia a JRA con un'ignoranza mai visto. Me l'hai sparata quando siamo beccati in VL, una bicicletta anche in faccia a me. A Gorilla gli hai Ah, rifilato pensavo razzi con la che non SAN. era in VL, era in VL? Ah sì, era Sì, l'ultima era in VL, VL. tra l'altro. Era in VL. Quindi, nonostante questo, pure quando ti sei ritrovato, insomma, in situazioni anche competitive, no? Perché il Twitch Rivals di fatti era una competizione bella tosta,
D'ignoranza pura in faccia alla gente, biciclette qua, biciclette là, i top mondiali, così strafregandotene e divertendoti. Pallonettino con lasagna da 30 metri a gorilla. Ma io penso che Gorilla No, non ci avrà dormito per un paio di notti, onestamente. Penso poi mi ha che. scritto, ma la cosa bella, e questo lo sottolineo, e spero che un giorno, tu sei uno di quelli che ci si impegna tantissimo, spero che un giorno che anche in Italia arriveremo a queste cose. Cioè, quando ho fatto quel gol a GRA, GRA ha rimesso la webcam e mi ha fatto i complimenti, tutta la chat piena di complimenti. Neanche uno ha scritto questo fa il figo così, cioè ci sono arrivati, nel senso che Sì, non era sì. quella l'intenzione. Perché in Italia al contrario arrivano con quel discorso, ah, devi fare così e cos'ha, invece bene o male lo sai, è una cosa che nessuno si aspetta se io gioco così. Tutti giocano lì col turbante, possesso palla, poi dal nulla ti vedi me che con Neymar ti faccio una bicicletta fuori area, non se lo aspetta nessuno, e ti prende un po' in controtempo. Infatti poi lui in privato ha scritto, te lo posso fare una volta, la seconda te l'aspettavi. Eh beh, certo. No, ma poi, infatti, tu eri partito, mi pare, con Tom a giocare, provare di giocare difensivista con moduli che magari, esatto, non ti si dicevano tanto. Poi dalla partita con Gorilla hai messo il rombo, più ignorante, boom, diretto, papà, e ti sei ritrovato a tuo agio e hai rischiato pure di qualificarti in un girone tostissimo. Sì. Più che altro anche con la squadra che avevo, cioè, 500 K di Gorilla, sai squadra. cosa? Allora, con Tom ho iniziato con una mentalità da perdente. Questa è una cosa che vorrei sottolineare per tutti. La testa fa tantissimo, cioè, in quest'anno in particolare su questo gioco, ma in generale ogni anno fa una grandissima componentistica del competitivo di FIFA la testa, come di tutti, ma su FIFA secondo me è uno dei giochi dove fa una percentuale veramente elevata. La capacità comunque di capire il momento e di come affrontare la partita e comunque di non abbattersi, perché io ho iniziato con da perdente, cioè, ho iniziato, sì, sti cazzi, torneo così, gioco con 500K, non so, 6 mesi che non mi sto allenando, eccetera, eccetera, poi arrivo lì e ho cambiato la testa, mi sono impegnato, ho giocato come mi diverto e loro non se l'aspettavano Sì, forse. Comunque, no, esatto. era comunque una top squadra Gorilla, però non era la squadra di 10 milioni di GRA o la squadra di 10 milioni di Tom, comunque era una squadra di 2-3 milioni. Poi con GRA io avevo zero aspettative, cioè comunque aveva fatto 7-6 con Tom, e Esatto. invece, vabbè, Da la giocare di testa sapere, tanto. esatto. E a proposito di testa, quando hai realizzato per la prima volta, insomma, che da una passione potevi farne un vero e proprio lavoro? Allora, la primissima volta è stato su Gears, poi ho capito che però su Gears non potevo farcela. Io, come sai bene, sono un grandissimo fan di Nadeshot, che è una leggenda degli esports di COD e in generale mondiale, ha creato un team molto importante, ha realizzato cose in tempi che nessuno è riuscito a realizzare, è stato il primo, la chiamano la self-made superstar degli esports. E vedendo che lui riusciva a unire sia il competitivo, quindi raggiungere ottimi risultati, ma nel contempo fare il comunicativo a livelli incredibili. Poi vabbè, lui ha milioni di follower adesso. Però insomma, vedendo quello che faceva lui mi ha un po' ispirato, ero un grande appassionato, sognavo di arrivare in grandi palcoscenici. Su Gears ho fatto il meglio possibile, poi ovviamente arrivato a un certo punto non potevo andare oltre perché stava fallendo un po' in Italia in quel periodo, stava perdendo moltissimo piede. E poi mi sono ritrovato a provare con FIFA e vabbè, l'opportunità è arrivata quando ho giocato la Pro League europea di Gamer Saloon a inizio FIFA 17, poi è sparita quella Pro League. E lì ho capito insomma che se mi facciavo, ho capito che i club stavano entrando, ho cercato di sfruttare l'onda al momento giusto e sono riuscito a farmi vedere. Top. E a proposito di, insomma, sfruttare l'onda, eccetera, insomma, mi ricordo quella che è stata la tua esperienza alla Roma, no? Sei stato probabilmente dopo. Sì, a parte quello, ma dopo Lone Wolf sei stato, penso, il secondo giocatore firmato con una squadra di calcio vera e propria, no? E mi ricordo quelli che sono gli eventi che hai fatto, no? Con la Roma, un po' in giro per il mondo e anche su titoli diversi da FIFA. Quindi se ritorni un po' alla mente a quell'esperienza, o se no comunque anche ad altre esperienze successive. Qual è il torneo al quale hai partecipato che mo lascia stare non, ma, per il risultato se vuoi oppure proprio per le emozioni e Allora, basta che ti ha dato e tu ti porti tuttora dentro e te lo ricordi con maggiore affetto? io ho 3 momenti nella Roma che ricordo bene per diverse situazioni. Il primo, che è il torneo che ho affrontato meglio, che è stato il torneo di FIFA Online 3 a Bangkok ed Intercontinentals. E io quel gioco, come sapete, o chi non lo sa, ragazzi, in pratica c'è questa versione di FIFA asiatica che hanno il server più vicino a noi in Malesia, quindi per farvi capire, è lontanissimo. Noi non abbiamo modo di allenarci qua, io ci ho provato, però hai tipo 6 secondi di delay, è impensabile. Quindi non c'era modo di prepararsi. Quando mi hanno invitato in rappresentanza europea,
ho detto vabbè, andiamo, nel senso, anche se arrivo ultimo, prendo comunque degli speech, è una grandissima opportunità, un grande palcoscenico, è molto seguito, ci ho giocato davanti a migliaia di persone. E io non avevo mai giocato un evento su quel palcoscenico, palcoscenico che in realtà fin lì non esisteva ancora in Europa, perché il primo evento di quel tipo è stato proprio quell'anno, il Mondiale FIFA 17, però fin lì non c'erano mai stati veri grossi palcoscenici con tantissimi spettatori. Poi dall'anno dopo è cambiato tutto con lo stadio, con la Renault 2 e così via. Però comunque rimanendo nel discorso, è stato sicuramente quell'evento perché in una settimana sono riuscito a raggiungere quasi il livello dei più forti col gioco, concentrandomi bene, cioè affrontato nella maniera giusta, nonostante le difficoltà all'evento, e con la testa giusta sono riuscito comunque, cioè sono uscito senza aver preso neanche un gol. Cioè, lì c'era una regola assurda, ho vinto una partita 1-0, l'altra ho fatto 0-0 e ho deciso che dovevo giocare dai rigori. Non si sa perché, cioè, dovevo finire a 4 punti primo, è stato deciso così, il regolamento non lo so, vabbè. E sono uscito perdendo i rigori. È passato questo russo che ha vinto due partite a rigori facendo 0-0. Dopo che ha capito sta cosa, tipo, si è chiuso in difesa in entrambe le Beh, certo. partite ed è passato così, top player. E vabbè, però quell'evento l'ho affrontato bene nonostante le diversità del gioco, che era praticamente FIFA 13 con delle differenze enormi. Tiravano i rigori con la tastiera, cioè, vabbè, vabbè. E poi il mondiale per Tebow pure lo porto abbastanza nel cuore, però lì l'ho affrontato male in parte, l'ho affrontato tardi bene, cioè ho passato 3 settimane a dire ora mi organizzo aspettando l'annuncio, poi l'annuncio ufficiale è arrivato una settimana dall'evento e non mi sono preparato abbastanza, poi nonostante tutto sono arrivato all'evento, le partite che ho perso le ho perse 1-0 e stavo off console, ai Su tempi play, c'era anche la differenza delle leggende, lì non c'era la DRI e così via, io mi sono trattato a giocare con un giocatore che non avevo mai provato. E lì fu importante Principe perché mi sono allenato per una settimana con lui nel suo anno migliore e quindi è stato importante il suo aiuto. L'altro evento, quello è stato un turning point e se l'avessi usato magari sarebbe andato diverso alcuni momenti della mia carriera. A inizio FIFA 18 la qualifica per gli SWC che nell'anno in cui poi Dossari ha vinto il mondiale, io vincevo con 2-0 con lui al 72esimo. Sono riuscito a farmi rimontare e a perdere supplementare al 120esimo con i suoi 3 tiri di numero e io mi sono mangiato il gol a porta vuota, robe Me la così. ricordo. Però mi ricorderò per sempre la distrazione enorme che ho avuto. Al 2-0 mi distraggo per rispondere su WhatsApp al mio team che mi stavano tartassando i messaggi per inviargli la foto del risultato e quanto ero in quel momento. E se avessi vinto quella partita andavo lì a SWC e sicuramente avrebbe preso una piega diversa quella stagione. Perché poi Dossa è andato all'evento, è arrivato terzo, da lì si è gasato, ha fatto un anno di Cristo ed è arrivato e ha vinto il Ha vinto il mondiale. Non mondiale, dico sì. che avrei vinto qualcosa, però anche il team magari mi avrebbe supportato in maniera diversa, con la consapevolezza del livello che potevo raggiungere. Quello poteva essere un gioco adatto al mio modo di giocare, però purtroppo affrontato male è andata come è andata. Sono stato lungo, come al solito. No, figura, anzi, quello è giusto che ripercorriamo un po' la storia, no? Proprio per chi non la conosce, quello è lo scopo di sta serie, chiamiamola così. E infatti adesso passiamo a quelle che sono le domande del pubblico, che sono le più gettonate. Io ho raccolto proprio quelle che erano più ricorrenti in assoluto. E la prima è un po', insomma, in ottica futura, ossia. Una volta dismessi, no, i panni del giocatore professionista, cosa ti piacerebbe fare? Vabbè che tu, ma proprio mi potrai rispondere, penso, dilungarti al massimo su sta domanda, perché c'hai mani in pasto ovunque, quindi sia se rimanere all'interno di sto mondo come coach, non lo so, fondare un tuo team, oppure, boh, dimmi tu. Allora, ti dirò con totale onestà, non è che ho un ruolo specifico al momento che desidero per dopo perché sto ancora affrontando i progetti futuri, ma a corto termine. Cioè, alcuni te li sai anche, alcune cose non le possiamo dire, le si scoprirà col tempo. Però di base, già che ho lanciato il mio logo, l'idea diciamo che sarebbe col tempo di lanciare un mio brand legato in qualche modo alla mia figura, agli esports. Ancora sono piccolo per lanciarlo, però sto incominciando a, diciamo, strutturare la Assondare. cosa. E d'altro lato, io onestamente non ho mai pensato di costruire un team per il semplice fatto che, per quanto quel percorso proprio stile 18 mi è piaciuto un sacco, in Italia credo abbia poco Non è senso. E facile. quanto più mi piacerebbe col tempo diventare proprio l'immagine del team che rappresento, una delle immagini del team che rappresento in maniera sempre più importante, riuscire ad aiutare il mio team ad arrivare sempre a livelli più alti. Mi piacerebbe costruire una storia un po' come l'ha fatta Rekkles con Fnatic o come tanti altri giocatori per tanti altri team, o Scampi con gli Optic. E poi d'altro lato, lo sai, io sto sviluppando il comunicativo, quindi i social sono nient'altro che la vetrina di quello che faccio, quindi poi da lì sviluppando il brand si sviluppa tutta una serie di altre situazioni. E
Ho fatto un po' il caster quest'anno, essendo che ho un attimino lasciato da parte il competitivo per questa stagione, ho fatto un po' il caster con la Serie A, quello è un altro ambiente che mi piacerebbe comunque anche in più, perché quello non credo possa essere un main. E in più sto insegnando in diversi master universitari, io cerco di sviluppare un po' di tutto, però insomma è anche difficile prevedere troppo, perché ormai, cioè, anche parlandoci chiaro, quanti anni è che gli esports sono in crescita? Alla fine siamo noi Sì, che sì. Vero, creeremo i ruoli futuri. vero. Poi siamo noi che siamo anche già quasi vecchi. Ci Eh sono. sì, io sì, credo di essere già nell'era della fine. Vabbè, dai, no, non ci pensiamo, su, pensiamo Siamo vecchi, di essere ancora giovani. dentro. Ultima, che è una domanda pure questa che va super per la maggiore tra insomma, il pubblico. Ossia, quali sono i consigli che ti senti di dare a chi ha intenzione di provare a intraprendere questa strada nel mondo degli esport a 360 gradi, non solo per quanto riguarda FIFA, magari su come poter migliorare, ma anche proprio su come lavorare, insomma, per sviluppare la propria figura che sai, insomma, meglio di me, che è una cosa fondamentale. Allora, secondo me la prima cosa più importante di tutte è di non entrare in questo ambiente con due gambe e pretendere di essere i migliori e pretendere che per farcela devono fallire gli altri o robe simili, perché è una cosa che succede molto spesso, lo sai meglio di me, la gente ha questa idea che se qualcuno raggiunge il risultato in un modo non si possa raggiungerlo con un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa è capite quali sono le vostre capacità, i vostri punti forti. E lavorate su di essi e cercate di migliorare anche quelli negativi, però dovete avere bene idea di quello che sapete fare. Io vi faccio un esempio pratico di me stesso. Io sono forte sotto alcuni punti di vista a livello competitivo. Se ce l'hanno, che c'è il gioco adatto a me, riesco a dare il meglio, ma se non c'è il gioco adatto a me, non riesco, anche perché comunque di testa dopo 10 anni faccio anche molta fatica ad adattarmi. Quindi io sono consapevole di questo e nel frattempo lavoro molto di più sul comunicativo, che so che è un mio punto forte e quindi cerco di sviluppare entrambi. Quindi quella è la prima cosa. La seconda, sviluppate tutto. Non basatevi solo sull'essere giocatori, perché se non vi qualificate a un evento e non avete un'immagine, siete finiti. Quindi cercate di sviluppare l'immagine, che vuol dire sviluppare Twitch, sviluppare YouTube, sviluppare tutti i social, quelli che magari anche non usano gli altri, perché comunque quando ho iniziato a fare io su YouTube eravamo giusto io, Daniele e Sì. Fabio. E su Twitch è stato il primo in realtà, poi sono come pro, intendo. Poi mi sono spostato su Facebook per 2 anni, e quello, vabbè, stendiamo un velo pietoso. Però insomma, cercate di sviluppare le cose e non aspettate che lo facciano gli altri prima di voi. E nel contempo, nel competitivo, cercate di capire tutti quali sono le loro qualità. Cioè, Ribera forte in qualcosa, io magari in qualcosa, Principe un'altra, Fabio un'altra, Daniel Fino un'altra, e così via. Cercate di guardare gli altri, capire quali sono i loro punti forti. Guardatevi i tutorial, cercate di nerdate all'inizio per capire le cose che funzionano. Cercate di adattarvi, non come me. Perché vi assicuro che è importante cercare di adattarsi, ma mantenete comunque un vostro stile, perché se vi adattate 100% l'anno dopo siete di punto da capo, dovete avere comunque diciamo, un topic main del vostro stile di gioco che funzioni sempre. Io ho le skill, poi ce l'hanno in convenzione a meno o di più, però se avessi voglia di adattarmi, manterrei magari le skill, adatterei un po' la difesa, un po' più il modo di giocare davanti, però insomma cercate di avere un vostro. Non cercate di copiare troppo, insomma, cercate di essere originali, la cosa che dico pure io sempre. Dovete divertirvi alla fine. Se non vi divertite o non avete passione, fidatevi, non arrivate Esatto, a non nessuna andate parte. Io avanti. quest'anno mi sono reso conto che il gioco non mi divertiva e sono onesto con me stesso. Ho provato ad adattarmi per un po' di mesi. Facevo cagare a cercare di adattarmi a questo stile di gioco. Allora ho detto sti cazzi, nel senso, non è che sti cazzi, però avevo l'opportunità di fare anche il lato comunicativo. Quindi per quest'anno vado un attimo al chiodo dal punto di vista competitivo. Sviluppiamo il comunicativo e poi l'anno prossimo il gioco sarà opposto a questo. Magari si Vediamo ritorna che sulle ne esce. skill e allora posso riprovarci. Per questo anche sviluppate entrambe le parti, perché se avete l'ambivalenza comunque avete valore anche se non state vincendo, se siete forti negli esports dal Certo. punto di vista comunicativo. Ma se avete solo la vostra skill, il vostro valore è molto più basso sia dal punto di vista della stagione che a livello economico. Certo. Quindi, raga, mi raccomando, prendete ogni volta questa ultima domanda che è quella sui consigli e cercate di arricchire, no? Perché poi i punti di vista sono sì simili, ma vanno anche spesso a Ognuno la mischiarsi sua. l'uno con l'altro. E niente, siamo arrivati alla fine e siamo rimasti a esattamente in media con quelle che sono state anche le altre interviste con Daniel e il buon Caccia. Quindi
So che devi scappare a giocare a Pokémon. No, vabbè, tranquillo, ma se vuoi farmi Che se c'è altro che volevi dire, no, allungare qualche minuto non costa nulla. abbiamo fatto una panoramica su tutti quelli che erano i temi che insomma avevo preparato, Volevi Nico. Quindi ascoltare. ti ringrazio per aver fatto un salto all'interno di questa rubrica. Grazie E a te, Davide. ringrazio tutti quanti voi per la visione, raga. Vi saluto, vi do appuntamento, lo sapete, più o meno, no, non è vero più o meno ogni giorno, perché ormai schedule estiva è praticamente dal giovedì alla È domenica. sempre in giro sto ragazzo. Oggi è Ca tornato alle 9 di sera causa e si è studio anche dalla soprattutto. vita. Eh sì. E niente, raga, quindi un salutone e ci becchiamo alla prossima. Bio.